Presidente, allora, lo ha ricordato lei, ultimo discorso ufficiale, quale numero uno di Federacciai, qual è il messaggio che ha voluto dare oggi alla platea, presenti numerosi rappresentanti della filiera? No, un messaggio positivo e ottimista sull'acciaio italiano, che è sempre stato un protagonista di innovazione e che continuerà a esserlo nel futuro. Come spesso avviene, i siderurgici fanno e parlano poco, ma fanno. E preparandomi alla conferenza di oggi e guardando quello che succede nelle nostre fabbriche e in particolare approfondendo i progetti più innovativi, mi sono reso conto che anche l'attuale generazione di siderurgici italiani mantiene le promesse e continua nella strada di un'innovazione continua, spesso un'innovazione di punta, non a livello italiano ma a livello mondiale. Qual è a questo punto il futuro del settore secondo la sua visione? Il futuro di un acciaio sempre più sostenibile, sempre più pulito, sempre più compatibile con l'ambiente, con le città nelle quali viviamo, con il consumo di risorse di madre terra che dobbiamo ridurre sempre di più, ma anche qui ho sottolineato che i mini mill italiani, cioè le fabbriche a forno elettrico, sono la più grande macchina di economia circolare che esiste in Europa e probabilmente una delle più grandi del mondo, perché noi consumiamo più di 14-15 milioni di tonnellate di rottame l'anno e lo ritrasformiamo in acciaio che sarà ritrasformato nuovamente in acciaio. Pensate cosa sarebbero le nostre campagne e le nostre città se non ci fosse chi raccoglie questo rottame e ce lo porta per ritrasformarlo in acciaio. Anche questo concetto spesso non è compreso e si ha della siderurgia italiana, che soprattutto siderurgia del forno elettrico, un'immagine sbagliata, come un'immagine di un'industria ad alto impatto ambientale. Così non è, stiamo dando un contributo fondamentale all'ecosistema e dobbiamo anche dal punto di vista delle emissioni, del consumo d'acqua, del consumo di energia essere sempre più avanzati e sempre più sostenibili. Ecco, sul consumo di energia ha lanciato forse un ultimo appello più o meno diretto al governo. La siderurgia negli ultimi anni ha di molto diminuito il consumo. No, siccome si dice che i siderurgici italiani non sono stati attenti al consumo di energia e hanno continuato a consumarne troppa, io ho detto che negli ultimi 30 anni il consumo di energia dell'industria siderurgica italiana si è più che dimezzato. E questo naturalmente ha una logica, perché essendo il costo dell'energia il costo più importante che esiste nelle nostre industrie, continuiamo a lavorare per usarne sempre meno e consumarne sempre meno. E quindi chi dice o chi ha una visione dell'industria elettrosiderurgica italiana come un'industria sprecona di energia non sa veramente di che cosa parla.